Scusate, no, due domande da fare a Bruno. Una curiosità che poi mi è rimasta un po' in sospeso, questo finale meraviglioso del libro. Ma ti ha risposto Salvini? Ha detto qualcosa? Era una battuta, era quello che fosse più di una battuta. La seconda domanda che volevo farti oggi, tu dici che il fascismo non può tornare in questo libro. Naturalmente tu tornerai invece al contrario del fascismo, perché io ti faccio vedere anche una roba su Predappio che ho fatto per te, ma stamattina capirei bene con l'acqua alta, siamo stati un po' travolti anche noi. Però oggi c'è un'intervista interessante di Zingaretti a proposito del clima molto complicato che si respira in questa maggioranza, che dice è un grave errore destabilizzare questo governo perché sento un clima da anni 20. Ma Zingaretti tiene molto, ne parliamo anche nel libro, perché io Zingaretti l'ho sentito prima e dopo l'Umbria, insomma, quindi. E lui parla appunto, dice questo, dobbiamo ripartire dal clima degli anni 20 per ricostruire. Vabbè, io dico però che noi allora venivamo da 3 anni di guerra civile, e adesso grazie a Dio, però adesso veniamo da 20 anni di mancata crescita, che in una democrazia avanzata, insomma, sono molto pesanti. Quindi la voglia di cambiamento c'è, perché gli elettori sono così, cambiano. Volatili. Sì, esattamente, volatili, perché premiano le opposizioni in genere. È vero che Salvini stava crescendo anche, si è visto Dal elezioni governo, perché ha fatto europee, l'opposizione questo è 5 Stelle dal l'unico, governo guarda, lui. quello è l'unico caso che io mi ricordi di uno che sta al governo e cresce. Quello va analizzato con molta attenzione, insomma, e cresceva Di ai 5 danni dei 5 Stelle. Stelle, perché c'è voglia di cambiamento. Ora, non è detto che tutti i cambiamenti per definizione siano buoni, insomma, no? Per esempio, come la RAI, chi controlla la RAI storicamente perde le elezioni, chi cambia la legge elettorale per avvantaggiarsi storicamente viene punito dalla legge elettorale. Ma Pensa non che. imparano dalla storia, non è Non magistra imparano vitae in questo caso la storia, dalla dobbiamo storia. dire. Che legge elettorale, sono tanti nuovi legge elettorale. Allora, legge elettorale, a Renzi viene, vuole fare la cosa? Benissimo, volevamo fare il proporzionale per fottere Salvini, adesso invece non facciamo il maggioritario per fottere Renzi. Cioè, tu capisci, insomma, l'impazzimento generale. Quindi la gente ha voglia di cambiare e Salvini dice mettetemi alla prova. Ora, questo è un pericolo per la democrazia? Secondo me no, secondo me no. Però certo, è un'incognita e non lo so, che succede? Che sarebbe successo se lo spread sarebbe arrivato a 400, se Salvini avesse abbassato le tasse? D'altra parte, se rimani così com'è, possiamo andare avanti allo zero virgola per Ma tutta la vita? secondo te il Questo è problema di il punto, Salvini insomma. non era sostanzialmente, al di là appunto del fascismo evocato, che sono d'accordo con te, il tema dell'Europa, cioè il suo posizionamento europeo? Perché questa E roba qui, infatti. cioè il fatto che effettivamente questo governo arriva e d'emblée lo spread scende e ci becchiamo un sacco, come dire, di margine di miliardi solo perché lo spread Ineccepibile, scende. è stato veramente quello il vero successo del governo, questo qui, cioè, soltanto che Salvini, siccome ha capito, credo, la lezione, hai visto adesso come si sta comportando? Hai visto che non si parla più, hai visto che Borghi e Bagnai sono Sono scomparsi? spariti, dove avete messo i Borghi e Appunto, Bagnai, Rix? esattamente, sì, l'hanno chiusi dentro la cosa, l'hanno buttato la chiave. Anzi, sono Qui diventati istituzionali, eh. il lavoro sotterraneo che Salvini. Non lo ammette, insomma, nel libro col Partito Popolare. Lui si era fatto un altro film, Popolari e Populisti, con Berlusconi che era il grande sponsor. Weber doveva diventare il Presidente della Ah, tra l'altro Commissione. sai che sta arrivando a Venezia Berlusconi, adesso lo colleghiamo fra pochino. Ma tu veramente vuoi andare via? Non ti stai divertendo con me? Sì, ma o altro, mi sto molto divertendo con te, ma tu mi hai detto che mi fai tornare e quindi Esatto, devo ma non è andare. sparito Mamma con me. mia. Allora rimangono tutti con me però, voi rimanete con me anche voi, mi raccomando.